Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games. Io come sempre sono Andrea e oggi vi porterò a scoprire tutti i mausolei segreti e i loro equipaggiamenti. I mausolei sono luoghi assai nefasti e celano al loro interno una storia soprattutto nefasta, perché sono protetti da un singolo nemico ognuno. E questo nemico ha di fatto un potere soprannaturale. Dobbiamo andare a scoprire che cosa ci nascondono e soprattutto sconfiggere chi è al suo interno per portarci a casa il suo set di armature completo e soprattutto la sua arma. Questo è uno dei metodi più semplici che conosco per girarli tutti e quindi oggi vi porto a spasso con me per il Regno dell'Ombra. Incominciamo dal primo mausoleo, quello dell'ignoto occidentale. Si trova partendo dalla Piana dei Sepolcri, quindi la prima grazia che incontriamo sostanzialmente nel Regno dell'Ombra, andando verso nord e tenendo la sinistra. Dobbiamo proseguire oltre le lapidi dove ci sono gli uccelli sopra e ad un certo punto vedremo il mausoleo alla nostra sinistra. Una volta entrati nel mausoleo ignoto occidentale ci ritroveremo davanti il cavaliere della galera solitaria. Un cavaliere con un'armatura spettacolare e un'arma unica, veramente utile soprattutto all'inizio, sia l'armatura che l'arma. Però badate bene, essendo molto vicino alla prima grazia, voi arriverete qui probabilmente che non avrete né il livello e nemmeno i potenziamenti del Regno dell'Ombra. Quindi badate bene, dovrete utilizzare gli attacchi pesanti o i soffi o soprattutto il nemico è debole alla magia, però non è facilissima da usare perché ha un input reading molto accentuato, quindi ogni volta che vi curerete o tenterete di castare una magia il nemico tenderà a volervi correre incontro e colpirvi. Una volta battuto otterrete tutto il suo set d'armatura e l'arma che avete visto utilizzare durante il fight. Per il secondo mausoleo, quello dell'ignoto settentrionale, possiamo partire dalla grazia Croce della Strada Maestra, che si trova subito dopo il castello di Ensis. Procediamo a nord e poi viriamo a destra verso le rovine di Mort. Una volta attivata la grazia anche qua, procediamo di nuovo verso nord. Incontreremo un laghetto dove ci sono dei vermoni azzurri. Se procediamo sempre dritti, incroceremo una statua di Marika e una grotta. Oltrepassandola, ci troveremo in una zona verdognola. Procediamo sempre verso nord e nel momento in cui vedremo più uccelli dovremo virare a sinistra per passare sotto un'altra grotta e uscire di fatto alla base delle rovine antiche. Sostanzialmente ci troviamo sotto le rovine di Ra'u. A questo punto dobbiamo andare dritti seguendo la strada sulla sinistra. Procedendo dritti vedremo subito davanti a noi due giganti, uno con l'arco, uno senza. Io vi consiglio, almeno quello con l'arco, di batterlo. Una volta che si apre lo spiazzo verso l'acqua, sulla sinistra vedremo che c'è una corrente d'aria ascensionale. Saltiamoci dentro, saltiamo dentro la successiva e a questo punto ci ritroveremo su un'area pianeggiante ma sopraelevata. Qui troveremo il mausoleo dell'ignoto settentrionale, che nasconde un nemico molto particolare, l'uomo orso, uno dei miei preferiti effettivamente, e ci donerà l'intera armatura compresa di guanti, ma non è l'armatura completa dell'orso rosso. Quindi badate bene ragazzi che se volete prendere tutti i pezzi dovete fare ancora un paio di giri. Per il mausoleo dell'ignoto meridionale dovremo recarci di fatto alla grazia che si trova di fronte al castello di Ensis, dove c'è l'accampamento dei cattivoni. Dobbiamo scendere a sud, ma mi raccomando non tenete la direzione che porta alla Croce di Michella, dovete prendere la strada sostanzialmente centrale che poi vi porterà a oltrepassare quella specie di grotta che sbuca poi nell'area verdognola solita. Tenendo la sinistra a questo punto, dopo un po' che correte, dovreste incominciare a scorgere i fiori. Siete nella direzione corretta, proseguite dritti, passate all'interno di una grotta
e sbucherete all'interno del fiume. Nel fiume dovete prendere la sinistra ed eseguire un piccolo parkour. State attenti a non cadere perché comunque ci schiattate. Quindi prestate un pochino di attenzione e fate esattamente quello che si vede nel video. Seguite a un percorso quasi obbligato, non potete andare da nessun'altra parte. Una volta finito tutta la parte di parkour, arriverete ad un'area un pochino più aperta. Qui potete tranquillamente seguire il corso d'acqua, ma badate bene, appena avete la possibilità tenetevi sulla destra, salite anche sulle rocce e costeggiate il muro, perché più avanti c'è un gigante fornace che, se non farete così, vi targetterà e sarà un po' fastidioso. Nell'esatto momento in cui vedrete del fogliame blu a terra, siete arrivati. Siete arrivati alla costa cerulea, qui c'è una grazia, attivatela con calma e poi recatevi a destra. Proseguite sempre dritti, ci sono dei nemici un po' fastidiosi, ma non vi preoccupate. Correte fino all'albero che vedete anche nel video, raccogliete l'oggetto e poi lanciatevi di sotto. Tecnicamente non vi dovrebbe seguire nessuno, ma prestate comunque attenzione. Saltate dentro la grotta sottostante, state attenti al parkour perché comunque si può schiattare anche qua. Proseguite seguendo la sinistra e magicamente arriverete su un isolotto in mezzo al mare. In questo isolotto da un lato troverete un oggetto che può essere utile o meno, decidetelo voi, e dall'altra parte troverete il nostro magnifico mausoleo che nasconde al suo interno la danzatrice, un nemico decisamente temibile e formidabile per gli attacchi in sequenza, quindi state molto 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 attenti perché in pochi colpi riesce a mettervi KO. Quindi mi raccomando, portatevi magari uno scudo che può interrompere il suo danzare ininterrotto, ecco, perché oltretutto c'è la cenere dell'arma che vi permetterà di fare praticamente la stessa cosa e ovviamente battendola otterrete tutto il suo set di armatura, che è molto bello da vedere e suggestivo da utilizzare in quest'area azzurra perché si vedeva anche nel trailer, e la sua arma che non ha sanguinamento come pensavo, ma effettivamente ha una cenere molto potente. Per l'ultimo mausoleo, ovvero quello dell'ignoto orientale, dobbiamo partire sempre dalla croce della strada maestra, in pratica la grazia dopo il castello di Ensis. Dobbiamo procedere a nord, oltrepassare l'accampamento al cui interno c'è un gigante di fuoco, il gigante fornace. Se teniamo la destra non si attiva e non ci nota. Quindi ragazzi, badate bene, è una via sicura, però c'è comunque un tizio con l'arco e gli altri nemici ci vedono, quindi prestate sempre attenzione. Arriviamo sostanzialmente all'elevatore, all'ingresso del castello, facciamoci portare al piano di sopra e avanziamo. Qui incontreremo il nostro primo boss dell'area, è sostanzialmente l'ippopotamo gigante istrice super arrabbiato. Una volta battuto dovremo andare per forza a sinistra. Se avete già fatto quest'area, a destra avrete lo shortcut aperto. Proseguiamo dritti, questa volta non andiamo ad esplorare stanze né niente e procediamo dritti fino in cima, fino all'area dove ci sono queste specie di barche infuocate. State attenti ai nanetti perché sono fastidiosissimi. Procedete seguendo sostanzialmente la strada, non svoltate da nessuna parte, andate dritti sempre seguendo le barche. Ad un certo punto sulla sinistra noterete una scaletta, scendete fin giù, entrate sotto la cascatina per trovare un'altra scaletta che vi porterà in un'area segreta dove c'è un dipinto che serve oltretutto per un'altra quest. Giratevi, c'è un muro invisibile, rompetelo e avanzate fino ad arrivare alla tomba. Cliccate sulla tomba e, come ogni buon Souls, il vostro personaggio ci entrerà e a questo punto ci troveremo in una nuova area, che è quella del bacino d'acqua del castello.
qui dovremo procedere dritti. Ci sono dei giganti di fuoco, uno si alza quando ci passiamo a fianco, possiamo ignorarlo. Se tenete la sinistra non si attiva niente. Procedete finché non vedrete la cascata alla vostra destra e seguite sempre la parte calpestabile. Potete saltare e fare un piccolo parkour per arrivare ad una strettoia che vi permette di saltare dall'altro lato. A questo punto ci sono dei tizi un po' fastidiosetti, perché ci sono quei mini hostel che io detesto. Se preferite, fateli fuori, perché a questo punto dovrete fare un piccolo parkour e mi rendo conto che possano essere decisamente fastidiosi. Una volta che sarete pronti, scendete dalle lapidi. State molto attenti perché è facile cadere e da questa altezza si schiatta, che è un attimo. Tenete la sinistra lungo il fiume, arriverete davanti ad una cascata, a questo punto girate a destra e poi sempre dritti. Sarete arrivati all'ultimo mausoleo. Qui troverete il cavaliere di Rakshasa, un cavaliere terribile, veramente potente, ma che vi darà tutto il set di armatura e anche la spada, che peraltro è molto forte da utilizzare e divertente. Un po' tutto il set funziona decisamente bene e io ve lo consiglio. Di fatto questo è uno di quei set che vi potrebbero portare tranquillamente in late game, parlando sempre del DLC, e che possono regalare buone soddisfazioni. Ora che avete scoperto tutti e quattro i mausolei segreti che si celavano all'interno del Regno dell'Ombra, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se questo video vi è stato utile e se già avevate recuperato tutto quello di cui abbiamo parlato oggi. Iscrivetevi al canale e continuate a supportarci e noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qua su Top Games. Ciao a tutti!